God Save the Wine, siamo a Roma, in un posto magico della città, qui al Testaccio da Romeo. Con Michela parliamo del maggio, che dalla Toscana abbiamo portato lo spirito di maggio, oggi un po' di sole si è visto. Sì. Ecco, e in quell'attimo qual è il vino che avremmo dovuto avere tutti nel bicchiere? Ma molto probabilmente sarebbe stato molto bello bere un bel bicchiere di ciliegiolo in purezza. Quest'anno usciamo con questa novità, un vino fresco, allegro, da bere anche quasi come aperitivo. Un'annata 2018 che noi presentiamo proprio nella bottiglia borgognotta, proprio per questa idea di berlo facilmente. Quindi ciliegiolo, ricordiamo, è il nonno del Sangiovese, ma giocato in chiave allegra e spigliata, esatto. Si presta molto, soprattutto molto, esatto. Siamo sempre in vena di festa, si sa. Ecco, ma visto che siamo a Roma, sicuramente ci troviamo nella cucina romana, è un tuo vino che si adatta bene a un piatto della cucina romana. Io pensavo a un Rio Camerata, un Chianti Selezione, quindi una nata 2016, un Sangiovese quasi per la totalità, quindi un Sangiovese 95% e un Colorino per il rimanente. È un vino che si beve molto bene con piatti strutturati, importanti, ma oserei dire anche da solo. Comunque questo lo vedo molto bene indicato per un vino. L'ossobuco alla romana, è uno dei miei piatti preferiti, però ci vuole forza. No, Rio Camerata, vi assicuro che in Toscana ha lasciato il suo traccio. Si beve molto molto bene. E allora andiamo a cercare l'ossobuco alla romana. Andiamo. Allora si fa. Giusta per mangiarci l'ossobuco.